anni di questo Consiglio regionale, tempo di un bilancio dall'ottobre 2020 ad oggi, irregionando tutti i numeri dell'attività svolta e i commenti del Presidente e degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza. La sanità toscana ha bisogno di più risorse da Roma, su questo sono tutti d'accordo. Le differenze si vedono quando si analizzano le scelte della Giunta. Intanto il Consiglio approva a maggioranza il bilancio dell'Agenzia regionale di sanità. Vengono discusse e approvate anche le linee di indirizzo per l'attività dell'IRPET, l'Istituto di Ricerche Socio-Economiche della Regione. Uno degli argomenti più dibattuti nell'ultima seduta ha riguardato l'incarico affidato a Oliviero Toscani per il progetto La Toscana di Toscani. Dal gruppo di Fratelli d'Italia era giunta la richiesta di revocarlo dopo alcune dichiarazioni del fotografo su Giorgia Meloni. La mozione è stata respinta, ma Italia Viva ha votato insieme alle opposizioni. Prima di tutto questo però c'è una novità importante in Consiglio regionale, conseguenza del risultato delle ultime elezioni. Le elezioni del Parlamento hanno prodotto già i primi effetti a Roma. Dopo l'elezione dei presidenti delle due Camere, giovedì e venerdì si sono svolte le consultazioni al Quirinale. A Montecitorio ora siede anche l'ex capogruppo della Lega, Elisa Montemagni. A lei ora subentra Massimiliano Riccardo Baldini, segretario del partito a Viareggio, primo dei non eletti del gruppo Lega alle elezioni regionali del 2020. Elena Meini è la nuova capogruppo. Ora ascoltiamo proprio Baldini. Sono qui per continuare il lavoro di Elisa Montemagni in questi anni, che è stato davvero efficace sia a livello regionale che a livello territoriale. Per noi rimane un punto di riferimento. A Roma farà non solo bene, ma porterà le istanze del nostro territorio e del territorio credo dell'intera regione toscana. E io cercherò, ovviamente, gomito a gomito con lei, di portare avanti questo lavoro nel miglior modo possibile. Quando l'ufficio di presidenza ha incontrato i giornalisti, mercoledì scorso, cadeva il secondo anniversario esatto della prima seduta del Consiglio. L'avevamo documentata naturalmente, era il 19 ottobre 2020. Negli ultimi 12 mesi, nello specifico, sono state 45 le sedute di aula con 353 atti approvati, 254 le sedute di commissione e 276 atti licenziati. E ancora 4 gonfaloni d'argento e 13 targhe. Eventi come la festa della Toscana, la giornata dell'Europa, incontri con gli stati generali della salute e quelli della cultura, il premio innovazione e quell'architettura e la nascita del Media Center Sassoli. Ma si guarda già avanti. Noi in questi 2 anni abbiamo deciso di investire molto sui giovani, quelli che hanno sofferto di più durante questa fase di pandemia. Penso al bando sulla rigenerazione urbana, hanno partecipato quasi il 70% dei comuni della Toscana, ognuno con un progetto rivolto alle ragazze e ragazzi. I nostri gonfaloni d'argento, che sono il massimo riconoscimento, sono andati proprio soprattutto a giovani impegnati, a giovani che hanno portato in alto il nome della Toscana nel mondo. E oggi noi vogliamo rilanciare la nostra azione tutti insieme. Nel prossimo ufficio di presidenza, in accordo tra tutti i membri dell'ufficio di presidenza, darò anche delle deleghe in maniera tale che ognuno possa fare il proprio lavoro meglio, possa aiutarmi, coadiuvarmi ancora di più in questo lavoro che abbiamo di fronte a noi. E vista la situazione complessa che sta vivendo il Paese dal punto di vista energetico, così come hanno fatto anche altre realtà a partire dal Comune di Firenze, nella prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza penseremo anche ad una riorganizzazione che prevederà la chiusura del palazzo al numero 18 il lunedì e il venerdì, in maniera tale da dare anche noi il nostro contributo per la riduzione del costo dell'energia. Uno dei due vicepresidenti, Marco Casucci, guarda ora al rapporto con il nuovo governo e rilancia le sue battaglie per l'autonomia. Credo fortemente nell'autonomia e come tale non posso che rivendicare tutto ciò che possa essere di utilità al mio territorio, al nostro territorio toscano. E credo che il tema dell'autonomia, del regionalismo differenziato debba essere portato avanti con convinzione
dal Consiglio, dalla stessa Giunta. Occorre investire in termini di sostegno alle attività produttive che sono veramente in difficoltà. Il Consiglio regionale deve essere sempre più aperto al mondo esterno. Abbiamo fatto tante iniziative, dobbiamo continuare a farne, proprio per cercare di avere un rapporto diretto con le associazioni, con le istituzioni. C'è un grande mondo fuori che vediamo purtroppo in difficoltà e noi dobbiamo essere degli strumenti umili e utili per portare avanti gli interessi dei toscani. Anche Stefano Scaramelli, l'altro vicepresidente, traccia un bilancio positivo del lavoro dell'ufficio di presidenza e di tutto il Consiglio. Noi abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, l'ufficio di presidenza guidato dal presidente Mazzeo sta lavorando bene, ha fatto degli investimenti importanti per consentire al Consiglio di lavorare in maniera migliore, di relazionarsi con i territori. Dobbiamo crescere, a mio avviso, nella possibilità di incidere con progetti di legge e di iniziativa consiliare. Cioè i consiglieri regionali devono essere, a mio avviso, sempre di più consiglieri regionali della Toscana, sempre meno dei loro territori, dentro la relazione con i propri territori devono avere la forza di incidere in proposte di iniziative anche autonome, al cospetto delle funzioni di governo che sono quelle che competono alla Giunta. La nostra funzione di rappresentanza deve crescere con delle autonomie di carattere finanziario e continuare in queste iniziative che vede il Consiglio regionale essere al fianco dei giovani toscani, sempre di più identità toscana, sempre di più partecipazione e sempre più coinvolgimento delle nuove generazioni. Dell'ufficio di presidenza fa parte anche Diego Petrucci, che prima fa una considerazione sui nuovi equilibri politici che ci sono oggi in Toscana, espressi anche nel voto di settembre, poi si concentra sulla sanità. Due anni difficili, chiaramente il tema della sanità, che in un Consiglio regionale è sempre centrale, lo è stato ancora di più nel periodo della pandemia, però il Covid è una buona scusa ma non è una soluzione per i tanti problemi che ci sono in sanità. Noi pensiamo che la sanità abbia bisogno di riforme strutturali profonde e che non sia sufficiente dire servono più soldi. Serve un'impostazione differente, potenziando i servizi sul territorio, potenziando i servizi domiciliari, anche quelli diagnostici, in maniera tale da decongestionare pronto soccorso e ospedali facendo lavorare meglio. Serve più trasparenza, più merito nelle scelte che vengono fatte in sanità. Il duplicarsi, il triplicarsi, il quadruplicarsi a volte dei primariati serve a dare risposte ai primari e non ai pazienti facendo spendere più soldi. In una situazione ancora difficile, segnata dalla pandemia e adesso anche dall'inflazione e dal caro energia, per le famiglie e le imprese diventa centrale il ruolo dell'IRPET, l'Istituto Regionale di Ricerca Economica e Sociale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 28 voti favorevoli e 10 astenuti, le linee di indirizzo per l'elaborazione del suo programma di attività. Per il 2023 si prevede una distinzione tra le attività istituzionali e le attività comuni, più direttamente connesse agli obiettivi dei fondi strutturali europei e regionali, oltre che al loro specifico finanziamento. La Toscana, come le altre regioni italiane, è chiamata a vivere la sfida del PNRR e quindi l'utilizzo delle risorse in una logica di sviluppo compatibile. In questo contesto l'attività di ricerca di IRPET diventa particolarmente importante anche sotto il profilo della consulenza che viene prestata da questo ente sia alla Giunta regionale che al Consiglio regionale, ed è per questo che il Consiglio regionale toscano ha deciso di approvare le nuove linee di indirizzo ad IRPET, nelle quali peraltro ci si appunta su un aspetto particolare, quello della innovazione e della digitalizzazione, soprattutto allo scopo di considerare quali aree del nostro territorio regionale vivano uno stato di digital divide e capire quali ripercussioni questo possa avere sullo sviluppo dell'economia e della società toscana. Il gruppo di Fratelli d'Italia vota a favore. Ma ne abbiamo votato a favore perché abbiamo dato a IRPET l'indirizzo di affrontare uno studio sul digital divide in Toscana, cioè su come la diffusione di internet, della rete in Toscana, possa creare differenze tra una zona rispetto all'altra. Noi abbiamo chiesto di inserire due valutazioni che secondo noi sono fondamentali, ovvero di capire se questo divario digitale che esiste ad oggi tra alcune zone piuttosto che altre influisce anche sulla diffusione, sulla nascita di nuove imprese,
cioè se un, soprattutto le imprese individuali, le ditte più piccole, cioè se uno deve aprire ditta, oggi valuta o meno di aprirla in una zona dove la copertura internet è più forte rispetto a un'altra, se sì o no, e soprattutto anche sulla scelta della residenza. Dell'ARS, l'Agenzia Regionale di Sanità, vengono invece approvati il bilancio preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024, divise maggioranza e opposizione con giudizi opposti. Il lavoro di un'agenzia come ARS è sicuramente prezioso per riuscire ad avere dei dati sui quali basare le azioni di miglioramento della sanità toscana, che ancora oggi si basa fondamentalmente sul grande impegno degli operatori sanitari, medici, infermieri, tutto il personale che gira intorno ai pazienti e alla salute dei toscani, ma certamente non grazie a questa giunta e all'impegno e agli indirizzi politici che vengono espressi. Perché ancora oggi i problemi delle liste di attesa sono senza soluzione, se non addirittura peggiorati, e non si può ascrivere questo problema soltanto alla pandemia, perché sono problemi di vecchia data. Abbiamo problemi ancora agli accessi al pronto soccorso, dove vengono incolpati gli utenti di fare degli accessi inappropriati, quando invece poi si arriva a sopprimere le guardie mediche. ARS in tutto questo potrebbe avere un ruolo fondamentale se avesse l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di poter indagare bene su quelle che sono le responsabilità politiche di questa giunta. Stavolta ad illustrare l'atto è stato il presidente della Commissione Sanità. In sintesi, a fronte del valore della produzione di circa 5,7 milioni, quest'anno ci saranno 5,5 milioni di costi. Il totale del valore della produzione si è fissato in 5,7 milioni per il 2022, in 4 milioni per il 2023 e 3,6 milioni per il 2024. Qual è il contributo della Regione? Un contributo di 3 milioni e 4 da parte della Regione, che è lo stesso da anni, quindi anzi quest'anno è stato ridotto di 150 mila euro. Nonostante questa riduzione del contributo, ARS è riuscita a produrre lavori scientifici che tutti noi conosciamo, che i cittadini stessi possono apprezzare collegandosi al sito di ARS. Quindi un bilancio regolare, abbastanza piccolo, e che ovviamente ha tra le sue voci maggiori quella d'acquisto di servizi, cioè ricerche da parte di ricercatori delle varie università e spese di personale. Questa è la maggiore voce, e tra l'altro c'è stato un equivoco sul costo della sede di ARS. Ribadiamolo, ARS paga 128 euro all'anno di spese d'affitto, perché è una sede regionale e la Regione, per una serie di accorgimenti contabili dei scorsi anni, è riuscita a far pagare solo questa cifra. L'argomento di cui si discute di più e con maggior vivacità però è l'incarico che la Giunta ha affidato a Oliviero Toscani per il progetto La Toscana di Toscani. Il dibattito segna una frattura nella maggioranza. Lui, Toscani, giovedì mattina ha presentato le 28 foto scelte per la finale di questo contest, ma subito dopo le elezioni aveva rilasciato commenti molto pesanti su Giorgia Meloni. Cosa ho provato quando ho capito che Meloni avrebbe vinto? Veramente non sapevo se era Vanna Marchi o la Meloni. Urla, strabuzza gli occhi pitturati di blu, mostra le unghie rosse. Direi che è abbastanza volgare. Gli italiani che l'hanno votata? Quando la maggioranza è cogliona, hai una democrazia cogliona. Gli italiani che hanno votato Giorgia Meloni sono deficienti per me. Queste sono le parole con cui Oliviero Toscani ha commentato le elezioni politiche del 25 settembre. Gravi in assoluto, gravi a maggior ragione nel momento in cui Oliviero Toscani è stato incaricato dalla Regione Toscana di fare una campagna, la Toscana di Toscani, all'interno di Benvenute in Toscana, per attrarre il pubblico femminile nella nostra regione. Evidentemente le due cose stridono, evidentemente questa cosa è gravissima, per cui oggi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale chiedendo intanto di condannare le gravi esternazioni a livello toscani e poi di revocargli l'incarico. Su questa posizione di Fratelli d'Italia si schiera tutto il centrodestra. Oliviero Toscani non ci meraviglia più ormai. Dopo le sue frasi sul ponte di Genova, dove sono state allucinanti, orribili, orripilanti nei confronti di quella tragedia e delle vittime, dopo aver essere stato denunciato da un ragazzo e quindi condannato dal tribunale di un ragazzo della calabrese che voleva semplicemente fare una foto con lui e che gli è stato detto no, non faccio una foto con te perché hai la faccia da mafioso, Oggi, un po' di tempo fa, su un'intervista di Un Giorno a Pecora, continua a offendere i politici italiani,
gli elettori italiani, ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista, ad usare toni, modi e parole nei confronti di una donna, di Giorgia Meloni, che è un leader, che veramente sono orripilanti. La risposta per il PD la dà il consigliere Gazzetti. Noi abbiamo trovato quell'atto un atto condizionato da un pregiudizio, che è quello, il pregiudizio nei confronti di Oliviero Toscani, che come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni. Noi tra l'altro a fronte dell'atto abbiamo proposto, proprio per come dire, sgombrare il campo dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti di Toscani, di separare le due parti, cioè noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di Toscani nei confronti della Presidente Meloni, ci mancherebbe altro. E sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale. Il secondo gruppo della maggioranza però non vota nello stesso modo e appoggia la mozione unendosi alle forze di opposizione. È la ripetizione di quanto è successo poche settimane fa. Coalizione in difficoltà? Ma non è un segnale di Italia Viva contro la maggioranza, è un segnale di Italia Viva a favore delle cose che sono giuste, di buon senso. Utilizzare quei termini è un elemento discriminante, offensivo, ancor più se viene fatto, se è rivolto nei confronti di una donna, in questo caso una leader politica. Ho visto molto imbarazzo nei colleghi e nelle colleghe del Partito Democratico a votare contro questo atto. Altre due valutazioni dei 5 Stelle e della consigliera del gruppo misto. Abbiamo votato a favore di questa mozione perché riteniamo che non ci sia niente di più inaccettabile quando si intende fare la morale o dare l'esempio dei due pesi e delle due misure. Giustamente il Partito Democratico si indigna quando vengono offese delle esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati. Non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultate o vilipese sono le esponenti, donne, ma io metto anche uomini, di altri partiti politici, specialmente se sono rivolti diciamo, dall'altra parte dell'arco parlamentare, ma chiunque essi siano. Mozione che ho condiviso soprattutto perché il dottor Toscani non è estraneo a delle esternazioni assolutamente pesanti e inopportune. Questa volta queste sue esternazioni non solo si sono connotate in modo estremamente forte nei confronti della leader di Fratelli d'Italia e quindi connotate di un certo sessismo, ma ricordiamo anche le affermazioni gravi su quanto accaduto sul Ponte Morandi. Ecco, noi riteniamo che questa figura non possa essere collegata alla Regione Toscana, né tantomeno avere incarichi retribuiti. Sono i giorni decisivi per il rigassificatore di Piombino e il presidente Giani, che è commissario per quest'opera, ha concluso la conferenza dei servizi il 21 ottobre. Pochi giorni ci sarà la decisione finale. Il dibattito è sempre aspro a Piombino e in Toscana. Il portavoce dell'opposizione rimpiange un'occasione che a suo giudizio è stata perduta. Ancora oggi chi governa la nostra regione ha dimostrato cecità rispetto ad un progetto che nasce nel 2010 e che aveva trovato anche un finanziamento da parte della comunità europea di 120 milioni in un progetto che si chiamava il Refounder EU e che poi nel 2014 è decaduto. Il progetto di cui stiamo parlando è il GALSI, acronimo di Gasdotto Algeria Sardegna Italia, che doveva portare il gas dall'Algeria fino alla Sardegna, nella zona di Cagliari, per poi avere la condotta terrestre lungo la regione Sardegna fino ad Olbia e poi collegare Olbia alla terraferma nella zona di Piombino. Noi ci fermiamo qui, torniamo venerdì prossimo, 28 ottobre, sempre dopo il TG della sera alle 21:15.